Al termine gli stati generali del turismo in Sicilia voluti dall'assessore Barbagallo. Proposte e riflessioni dei tavoli saranno così consegnate al ministro Franceschini e allo stesso Barbagallo. Serviranno per elaborare il piano strategico che sarà presentato il 28 febbraio del 2017. Nell'intervento conclusivo l'assessore ha ricordato un successo e tracciato la strada per il prossimo futuro. Il progetto che tutto il mondo ci invidia. Le 8 eccellenze pubbliche che circuitano negli 8 teatri di pietra che il mondo ci invidia. Ed è stato un successo straordinario, siamo in procinto di firmare, Carlo, questa programmazione triennale e io credo che è un modo straordinario di promuovere la Sicilia nel mondo. Ci avviciniamo ormai al 2017, che è l'anno del turismo sostenibile. Allora io credo, signor Ministro, che la Sicilia possa avanzare legittimamente questa candidatura di essere punto di riferimento del turismo sostenibile. Ci candidiamo ad organizzare qua a Taormina una conferenza internazionale di promozione del turismo sostenibile con la Sicilia perno mondiale. Il ministro Franceschini, arrivato sul treno storico che l'ha portato da Catania, è stato l'ultimo a prendere la parola, a lui l'onore di chiudere la manifestazione. Si è detto lieto dell'iniziativa siciliana e inoltre ha spiegato come è nato il piano quinquennale nazionale che permetterà la programmazione strategica per attrarre un turismo sostenibile in Italia e in Sicilia. Pare davvero che sia stato un appuntamento molto utile, molto importante, che ha tracciato le linee di sviluppo strategiche per l'azione sul turismo che farete in Sicilia e che faremo in Sicilia nei prossimi anni. Puntare ad un modello di turismo che faccia crescere la ricchezza, che sostenga gli operatori, ma che punti a portare in Italia un modello di turismo compatibile con il nostro paese. Avremo un piano che non è buttato dall'alto, ma che è stato condiviso da tutti, che dà le linee strategiche dei prossimi 5 anni.